Durante l'ultima puntata di Domenica In, si è verificato un momento che ha suscitato dibattiti. La presentatrice Mara Venier ha espresso il suo disappunto in un fuori onda, dichiarando ai suoi ospiti: "Non vi faccio tornare più". Questo episodio è stato diffuso in rete grazie all'azione di Tommaso Coluzzi, noto giornalista e creatore di contenuti, che ha condiviso il video sui social. Il tutto è avvenuto immediatamente dopo che Mara Venier ha salutato il cantante Dargen D'Amico, il quale, dopo un breve scambio di battute con la presentatrice, ha interpretato una canzone e poi ha iniziato a rispondere alle domande poste dai giornalisti. Dargen D'Amico è stato poi interrotto da zia Mara mentre discuteva del significato della sua canzone Onda Alta, presentata al Festival di Sanremo, e del ruolo che i bambini hanno nel testo, includendo anche riflessioni sull'immigrazione. Mara Venier fuori controllo con Dargen. Nel mezzo della conversazione, D'Amico ha fatto notare che l'Italia è un paese in via di ridimensionamento e ha sottolineato l'importanza di considerare le opportunità offerte dall'immigrazione, affermando che il contributo economico degli immigrati supera i costi sostenuti per l'accoglienza. Di fronte a queste riflessioni, Mara ha interrotto il cantante, spostandolo verso il centro dello studio e ricordando che l'evento è una celebrazione e che affrontare tematiche così complesse avrebbe richiesto troppo tempo. Dargen ha quindi espresso la difficoltà di non rispondere quando gli viene posta una domanda, al che Mara Venier ha replicato che, sebbene il problema fosse rilevante, il tempo a disposizione era limitato e il contesto era dedicato alla musica. Ha poi chiesto scusa per l'interruzione, sottolineando la necessità di tempo per discutere dettagliatamente questi temi. Ha anche presentato le sue scuse agli ospiti presenti, tra cui giornalisti e opinionisti, per non avere avuto la possibilità di esplorare l'argomento in modo approfondito. Fuori onda sciocca Domenica In. Mara Venier esplode. Con voi è finita. Guarda il video. La reazione del web non si è fatta attendere, con alcuni utenti che hanno espresso il loro disappunto per il clima creatosi, elogiando gli artisti che hanno il coraggio di esprimere le loro opinioni. Altri commenti hanno evidenziato una sorta di censura mascherata dalla necessità di rispettare i tempi televisivi. Anche la comica Michela Giraud ha ironizzato sull'accaduto con un messaggio umoristico. Resta da vedere se Venier sceglierà di rispondere pubblicamente alle critiche sollevate.